con Margherita del Movimento per il diritto all'abitare per presentare reddito contro rendita dalla parte del diritto all'abitare. Una 3 giorni a Roma, Metropolis, città meticcia, dall'8 al 10 settembre 2023. Ben trovata! Ciao a tutte e a tutti. Ci racconti cos'è? Questa 3 giorni è stata pensata come un momento in cui provare a tessere nuovamente i fili di un discorso nazionale sulle questioni dell'abitare, del reddito appunto in contrapposizione alla rendita, della difesa dei territori dalle grandi opere, dalla militarizzazione, dal dissesto idrogeologico. Riteniamo sia necessario appunto dotarsi di strumenti di discussione di conflitto comune da molti anni, in cui evidentemente insomma le questioni legate alle difficoltà di chi ha reddito e salari precari e quindi non riesce ad arrivare alla fine del mese, quindi a caricarsi un affitto sulle spalle, a pagare le utenze, anche attualmente insomma inizia a avere difficoltà anche chi ha acceso un mutuo, è qualcosa che abbiamo visto per tanti anni. Naturalmente nel quadro presente di stretta in qualche modo sull'economia di guerra e di promozione appunto di una continua guerra contro le persone povere da parte del governo Meloni, che si articola insomma in varie modalità, da il taglio del reddito di cittadinanza a insomma misure di criminalizzazione attiva della povertà insomma di chi viene ritenuto senza titolo in questa società, ci ha portato appunto a sentire l'urgenza di proporre questo ragionamento. Lo abbiamo fatto anche, bisogna dirlo, nel quadro di una situazione dove appunto a livello nazionale quest'estate noi abbiamo visto e partecipato a tanti momenti di mobilitazione, discussione, costruzione di percorsi comuni. Penso al campeggio contro l'ampliamento della base militare di Coltano, dove ci siamo incontrati e incontrate con tante realtà nazionali, e dentro quel campeggio è emersa appunto la necessità di portare avanti un percorso verso la manifestazione nazionale del 21 ottobre a Coltano, ma appunto anche di dotarsi di ulteriori strumenti di mobilitazione e discussione sui temi dell'abitare. Poi ci sono stati appunto i vari campeggi di lotta dalla Val di Susa alla Sicilia, dove siamo stati presenti anche alla manifestazione No Ponte. Ecco, è dentro diciamo appunto questo quadro che abbiamo deciso di articolare questa 3 giorni, che già insomma oggi ha ricevuto diverse adesioni anche a livello nazionale. Ci aspettiamo che sarà una 3 giorni insomma ricca di momenti, speriamo fruttuosi, per costruire insomma un percorso di mobilitazione comune che fatto individuare anche nel governo Meloni e in quel del Ministero delle Infrastrutture diretto da Salvini una controparte diretta con cui dover in qualche modo insomma impattare in modo serio e deciso, senza farsi chiudere in qualche modo in questa spirale da tentativi di mantenere artificioso diciamo un vestigio di pace sociale e repressione continua. Questo è un po' il ragionamento appunto alla base di questi 3 giorni. Per noi è stato anche significativo proporre di fare questo incontro nazionale dentro Metropoli, poiché come abbiamo discusso tante volte anche dai microfoni di Radio Onda Rossa e non solo, quell'occupazione si trova in questo momento al centro di un percorso che in qualche modo prevede una biforcazione assoluta, ossia la possibilità di una soluzione in cui finalmente insomma si porrà fine allo scempio dei risarcimenti dati a Salini per il mancato sgombero, facendo diventare quel posto pubblico, salvaguardando il museo e costruendo nuovi alloggi popolari per le famiglie e per altre persone in emergenza abitativa, oppure laddove questa soluzione insomma non dovesse essere trovata nella cornice insomma in qualche modo indicata anche dal piano casa del comune, ci sarà lo sgombero, e questa è una cosa che capiremo a breve. Per cui per noi era importantissimo proporre questa 3 giorni all'interno di uno spazio come quello, dove appunto il conflitto tra la riappropriazione e la rendita è proprio insomma rappresentato nel modo più classico possibile. Come saranno articolate le 3 giornate? Il primo giorno, quello del venerdì
8 settembre si vedrà iniziare nel tardo pomeriggio. Inizieremo con la discussione, la presentazione nazionale del libro Prigionieri del Mattone, che si discute insomma in maniera piuttosto articolata, con insomma tutta la documentazione, la discussione portata a suffragio da Asia USB, che ha curato il volume, la questione insomma della finanziarizzazione della casa, del conflitto attorno alla rendita, l'intreccio tra politiche urbanistiche e palazzinari, così via, per cui uno strumento di lavoro che noi discuteremo di quel libro insieme all'assessore Sevi, a Yuri Trombetti e a Luca Montuori. Dopodiché ci sarà una cena che sarà cucinata dagli abitanti e dagli abitanti di Metropoli, e a seguire ci sarà la proiezione del film documentario Io sono Fabrizio, che è stato sceneggiato e curato da Carla Ceruso, e lo presenteremo perché il giorno successivo ci sarà il corteo che a 49 anni dall'assassinio di Fabrizio Ceruso nel quartiere di San Basilio ci porterà a affrontare la memoria di Fabrizio come memoria viva e non semplicemente come un ricordo fine a se stesso. Questo quindi verso la giornata successiva, dove proprio per consentire la massima partecipazione al corteo del pomeriggio, che ci sarà redibile alle 16:30, dalle ore 10 del mattino inizieranno i tavoli di discussione che abbiamo proposto e le cui sinossi si possono anche trovare sul sito che abbiamo creato ad hoc per questi 3 giorni e per condividere tutti i materiali. 4 tavoli che discuteranno in buona sostanza 4 temi principali: la questione precarietà, della precarietà giovanile, la legge necessaria per imprimere un nuovo impulso alle politiche per la casa, sia per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica che il settore privato, un tavolo su ambiente, salute e territorio, che quindi affronterà la questione delle grandi opere, dissesto e cambiamento climatico, e infine l'ultimo tavolo affronterà appunto le diverse sfaccettature della repressione nei confronti appunto di chi è considerato senza titolo, abitante insomma delle città solo per essere sfruttato. Insomma, questi saranno i temi che affronteremo. Poi, come dicevo, insomma, chiaramente ci si sposterà tutte insieme verso la metro Rebibbia, verso il concentramento del corteo che si svolgerà alle 16:30, che quest'anno appunto vedrà anche una partecipazione nutrita quindi di persone attiviste dalle altre città che partecipano a questi 3 giorni, e la mattina successiva, sempre nella mattinata dalle ore 10 all'incirca, ci sarà la plenaria dove si tireranno in qualche modo le somme dei ragionamenti fatti, ma soprattutto si punterà a costruire insieme un'agenda di lotte e percorsi comuni. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Come dicevo, è stato creato un sito, Reddito contro Rendita, sui profili Facebook del MAM, quindi il Museo dell'Alto e dell'Altrove di Metropoli. Sulla pagina Blocchi Precari Metropolitani, Coordinamento Cittadino di Lotta per la Casa, e poi su Instagram c'è la pagina Movimento Abitare Roma, su cui anche è possibile trovare tutte le infografiche e le informazioni. La 3 giorni di incontri Reddito contro Rendita dalla parte del diritto all'abitare a Roma, Metropolis, Città Meticcia, dall'8 al 10 settembre 2023. Un saluto e un ringraziamento a Margherita del Movimento per il diritto all'abitare. A presto! Grazie e buona lotta a tutti e a tutti. A presto. Ciao!